Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. Fossi e non canali di Riccardo Ciorli, seconda puntata. Del Cogorano si sa che nel 1601, dopo aver progettato la Torre del Fanale nel 1598, coordina lo scavo dei fossi in collaborazione con Alessandro Pieroni. Il fosso, a differenza del canale, non è un'opera realizzata per ragioni civili, come le bonifiche, ma piuttosto è un'opera militare, che viene realizzata come facente parte del sistema difensivo, eredità del sistema di difesa medievale, in quanto ritenuto importante mezzo per ostacolare l'avvicinamento delle truppe nemiche sotto le mura. Quello di Livorno, però, si accomuna al canale, in quanto nella sua edificazione si adottano tecniche già usate per la canalizzazione delle zone stagnanti. Il fosso non viene infatti quasi per niente scavato, ma nasce imbrigliando le acque già presenti e creando degli argini e dei terrapieni con una forma determinata e calcolata secondo i precetti della balistica. Per avere un'idea di cosa sia stato il cantiere necessario alla costruzione del fosso, basta dire che alla metà del 1600 vi lavoravano tra schiavi e contadini, fatti venire in questa città con le famose livornine, oltre 6.000 persone. E per capire quanto fossero difficili le condizioni di lavoro, basta leggere quanto in quel periodo si scrive al Granduca proprio in merito ai lavori. A Livorno, nei lavori ai fossi, si muore come mosche. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.